Con una cerimonia solenne nell'aula consiliare di Palazzo San Francesco, il sindaco Anna Maria Casini ha consegnato a Gilberto Malvestuto, ultimo ufficiale in vita del gruppo Patrioti della Brigata Maiella, il sigillo d'oro della città di Sulmona. Sono felicissima di averla qua oggi, per noi è un grande onore. No, l'onore è tutto mio. È una gioia immensa. È tutto mio, veramente mi sento emozionata perché oltretutto... Non mi faccia emozionare pure a me, che no. Io piango facilmente. Oltretutto io ho fatto il mio dovere. Malvestuto il 17 aprile scorso ha compiuto 100 anni ed è uno dei pochissimi partigiani della Brigata Maiella ancora in vita. Hai visto quanta gente c'è oggi qui per lei? Sì, grazie, mi commuove. No, non si deve commuovere, oggi è la sua festa. Signor Sindaco, perché è quello che mi piace sottolineare, lei rappresenta tutto il popolo di Sulmona. Come no? Prima c'era il podestà. Certo. Lei adesso come sindaco... Rappresenta tutta la comunità attraverso la parola di tutti i suoi consiglieri, certo, che rappresentano tutte le fasce sociali di Sulmona. La decisione di conferire la massima onorificenza al cittadino sulmonese Gilberto Malvestuto è stata assunta all'unanimità dal Consiglio Comunale nella seduta del 18 agosto scorso. Il Consiglio Comunale all'unanimità ha deliberato la concessione dell'alta benemerenza civica per Gilberto Malvestuto. Grazie. E ora noi. Mi ricordo sulla via Emilia, inseguivamo i tedeschi correvano a scatafascio verso il Brennero, noi gridavamo sempre viva la libertà, e c'era davanti a me addirittura un patriota che portava un cagnolino con il fazzolettino tricolore al collo, e questo cagnolino che trotterellava ogni tanto. Gilberto Malvestuto, ufficiale della Brigata Maiella con il grado di sottotenente, entrò tra le primissime truppe liberatrici a Bologna all'alba del 21 aprile 1945, alla testa della sua sezione mitraglieri. E poi noi eravamo sotto la guida di quel gigante che è stato Ettore Troilo, col suo vice Ettore, comandante Domenico Troilo, altro valoroso. Sono stati momenti gloriosi per la nostra Italia e voi avete dato il sangue per noi, noi per la libertà. Noi abbiamo 54 feriti, una quindicina di morti, e Sulmona ebbe Oscar Fuà, e al mio fianco a Brisighella, a battaglia di Brisighella, fu colpita a morte. Un proiettile lo colpì da una tempia all'altra, 16 anni, morto per la libertà d'Italia. Grazie, grazie, grazie.